Click! Ben ritrovati, miei cari avventori del Jon Barcaccio. Prima cosa voglio dire, una data, 27 aprile, mi pare, 12:30, sarà in programma, si giocherà Bologna-Inter, per cui ormai è deciso, così sia. Sinceramente devo anche spezzare una lancia a favore del campionato stesso, di tutte le critiche che si stanno facendo, no, sul fatto che il campionato sia a questo punto falsato per la lotta a scudetto, mi verrebbe anche ad aggiungere allora a dire anche per la lotta alla mediocrità, va bene allora anche se vogliamo per la zona di retrocessione, ma vorrei anche sottolineare da che mondo è mondo, da che ne ho memoria, le partite giocate mesi dopo rispetto a quelle che in origine erano in calendario, vorrei anche sottolineare, da sempre si sono giocate, si sono fatte e non mi ricordo tutto questo gran polverone, sinceramente, anche perché poi, a dire il vero, le partite vanno poi giocate tutte. Il fatto che, tra l'altro, l'Inter incontri noi del Bologna adesso rispetto a quello che poteva essere a gennaio, non so se sia per l'Inter un bonus o un malus, visto e considerato che adesso appunto il Bologna sembra risorto un po' dalle sue ceneri e che dopo appunto la partita con il Bologna nell'infrasettimanale l'Inter si appresterà poi a giocarne tre in, io penso, 7 giorni. Quindi insomma tutto dipende anche dalle sorti che il campionato prenderà riguardo al risultato che ci sarà. Diciamo che, lasciatemi dire, sono poi queste polemiche abbastanza sterili, a dire il vero. Poi, vabbè, andiamo a parlare di dirigenti nostri, ovviamente, torniamo a guardare, soprattutto in casa nostra, si continua a parlare dell'eventuale sostituto di Riccardo Bigon, che sembra essere, diciamo, l'uomo eventualmente deputato a pagare per tutti, poiché adesso il Bologna si accingerà appunto a giocare questo finale di campionato e laddove il Bologna dovesse macinare punti e risalire comunque la china della classifica, magari andandosi ad attestare all'11° posto. Io ribadisco quanto detto ieri, anche considerato i nostri pregressi, che la piazza appunto poi alla fine si calmiererà e che potrebbe poi rimanere il pacchetto in toto, come raccontato nel video di ieri, per cui se ve lo siete persi andatevelo a recuperare. Gioco forza invece, se la nave dovrà subire ulteriori affondi, è ovvio che qualcuno dovrà pagare, e Fenucci non l'ha tanto nascosto nell'incontro di marzo a Joey, grazie saputo, che come sappiamo a fine maggio, fine aprile, inizio maggio, in teoria, come abbiamo raccontato, il patron Joey, grazie saputo, dovrebbe tornare qua a Bologna per prendere decisioni finali riguardo a quello che sarà anche la progettazione del prossimo anno. Ed ecco che allora il Bologna si sta muovendo per cercare un eventuale sostituto al Riccardo Bigon, e ora sembrerebbe tornato in auge, a furor di popolo, il nome di Giovanni Sartori, che sarebbe, per quanto mi riguarda, la soluzione migliore che si possa scegliere per appunto sostituire Riccardo Bigon. Poi, volendo, facendo un ragionamento in toto rispetto agli altri nomi che erano usciti accostati al Bologna, ossia Carlo Osti, che sinceramente lo lascerei là dov'è, rispetto a Guido Angelozzi, che sinceramente lo lascerei là dove sia, io valuterei un profilo di un DS che tra l'altro è molto giovane e che da anni milita nella squadra in cui milita e che ha fatto fare dei grandi affari e scovato dei grandi giocatori. Sto parlando di Pietro Accardi, DS dell'Empoli. Vi dico solamente che negli anni ha venduto e fatto fare plusvalenze micidiali per una società che è l'Empoli Calcio, certamente non con a capo un presidente dalle facoltà di Joey, grazie saputo. Vi dico solo che è andato a prendere Bennacer dall'Arsenal primavera pagandolo 1 milione di euro e l'ha rivenduto a 18,5 milioni. Vi dico solo che è andato a prendere Traoré,
scovandolo e rivendendolo a 16 milioni e mezzo, è andato a prendere, ma ha preso delle robe e rivendute con dei prezzi veramente esagerati per quanto riguarda appunto la società che è l'Empoli Calcio, di Lorenzo ad esempio, scovato, Caputo, che l'è andato a prendere a 3 milioni per poi rivenderlo mi sembra a 7 e mezzo, ma ce ne sono tanti altri che adesso mi scordo, ma c'ha veramente una nidiata di clamorose appunto scoperte che ha fatte. Quindi Pietro Cardi, secondo me, anche in virtù del fatto che penso sia, non vorrei dire una vaccata, ma un classe 82, quindi abbia 40 anni quest'anno, compirà esatto a settembre, ha 40 anni, io penso sia nel fior fior della sua carriera. Io un pensierino a Pietro Cardi DS attuale dell'Empoli ce lo farei. E poi un'altra cosa che vorrei sottolineare, mi citofonano qua ma attenderanno, è che guardando gli organigramma delle altre società io noto che ci sono appunto a voce dell'organigramma tante figure che sanno di calcio. Ad esempio nell'Atalanta l'amministratore delegato è il Percassi, un fratello, almeno era, adesso ci sono quelli nuovi per carità, però penso che siano rimasti tuttora tra l'altro i Percassi. Se andiamo a vedere nell'organigramma dell'Inter c'è un certo Marotta coadiuvato appunto come DS d'ausilio. Nel Milan comunque non so se nella voce di delegato amministratore, ma c'è sia Massara che Paolo Maldini, che insomma di calcio ne capisce, io penso anche a Tronconi. Nella Juve sapete benissimo quante figure ci siano appunto predisposte al calciomercato, non ultima anche quella comunque di Pavel Nedved, che è sempre un consigliere che secondo me qualcosa anche lui potrà dire. Nel Bologna invece abbiamo Fenucci, che si preoccupa più che altro della questione stadio, a questo punto mi viene da dire lo fa anche a singhiozzo visto come sta volgendo la situazione. E poi chi altro chi? Di Vaio e Bigon. Infatti dobbiamo coinvolgere molte volte e in maniera abbondante anche con Mihajlovic, chiedere ausilio a lui per andare a cercare i giocatori che ci possa consigliare. Ci aveva infatti consigliato Niang, ci aveva consigliato Lucas Boyer, De Silvestri che l'abbiamo acquisito, si parla che comunque Musa Barro sia fosse una sua imbeccata, il Sansone e il Soriano altre sue imbeccate. Quindi voi capite come la figura da noi del direttore sportivo sia quasi più predisposto per andare alla ricerca di giocatori in Finlandia, in Islanda e in Belgio, e allora sicuramente lì magari è Riccardo Bigon che ci ha messo lo zampino, ma è troppa poca roba, io voglio anche sottolineare, e urge assolutamente un cambiamento. Urge un cambiamento perché così abbiamo visto che il Bologna non otterrà niente di più di quello che non ha ottenuto, cioè quello del bivacchiare. Quindi io esorto un'altra volta a prendere il toro per le corna, nonostante magari si possa anche raggiungere, cosa che io sinceramente credo poco, ma comunque sono ben accetto nel fatto che il Bologna possa raggiungere a fine stagione l'undicesima posizione, ma anche se undicesima posizione sarà, rendiamoci conto che roster alla mano, ok, si poteva e si doveva fare di più, e che eventualmente un undicesimo posto, che oggi verrebbe quasi acclamato come uno scudetto qua a Bologna, sarebbe comunque il non raggiungimento dei nostri obiettivi, in quanto Mihajlovic da inizio anno, così come tutta la dirigenza, li ha decantati sempre citando parte sinistra della classifica. Poi siamo già in ritardo sul tabellino di marcia, perché secondo me siamo già in ritardo sulla progettazione per appunto i futuri giocatori da andare ad acquisire, e soprattutto incominciare a renderci conto quali sono i pesi morti da dover cedere. Dobbiamo renderci conto anche qua, per quanti miei cari avventori gli piaccia, che abbiamo dei giocatori, io ribadisco sempre per ovvi motivi di questi, Musa Barro e Orsolini, che ha più di 2 anni che ormai non danno più quello che devono dare. Vogliamo ancora tenerli nella speranza che potranno dare? Allora io dico, anche in virtù del fatto che comunque ci rimane Mihajlovic, sembra questo ormai acclarato, vendiamoli, perché non penso che il prossimo anno si sveglieranno Orsolini e Musa Barro. Dobbiamo rientrare di questi denari e dobbiamo investirli, dobbiamo reinvestirli. Io a tal proposito ho dei nomi che però adesso mi tengo in serbo per
un prossimo video, ma c'ho dei nomi. Dei nomi interessanti per quanto riguarda l'attacco, fermo restando che si fa obiettivamente anche fatica poi a trovare gli esatti tasselli per il semplice motivo che non sai esattamente con quale modulo andrai a giocare, perché c'è un'incertezza assoluta qua a Bologna. Io adesso ho ragionato con il 3-5-2, quindi con una seconda punta, no, da giostrare con Arnautovic, però insomma si fa difficile così, eh. Beh, questo per oggi è quanto. Domani ci sarà la vigilia per quanto riguarda Juventus-Bologna, per cui andiamo ad ascoltare cosa ci dirà il De Leo, per cui attivate il campanaccio pastorale, ovviamente iscrivetevi, condividete, lasciate sempre il vostro mi piace e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchierata.